Due toscani, William Frullini e Francesco Costa, faranno parte dell'equipaggio azzurro del Bob a 4 alle prossime Olimpiadi di Sochi. L'annuncio è stato dato quest'oggi a Firenze dal delegato provinciale del CONI di Firenze, Eugenio Giani. Un bel risultato per la Toscana, che per tradizione rappresenta una delle regioni leader nel medagliere olimpico italiano. Un'occasione in più per fare il tifo per gli azzurri in una delle discipline in assoluto più spettacolari presenti ai Giochi Olimpici Invernali. La Toscana dell'Atletica esprime nel Bob a 4 sicuramente due dei quattro, il terzo e il quarto, quelli che daranno potenza per lo sfrecciare del Bob azzurro, che speriamo ci porti risultati, ma il solo fatto che questo equipaggio veda la loro presenza ci dà a noi toscani, sportivi toscani, un grande orgoglio. William Frullini e Francesco Costa hanno in comune anche il fatto non solo di partecipare alle Olimpiadi nello stesso equipaggio, ma anche di aver iniziato entrambi la propria carriera sportiva nell'atletica leggera. Prima della conversione allo sport nato ad Albany, i due atleti toscani hanno potuto vantare titoli italiani, 4 nel decathlon per Frullini e uno dei 200 metri per Costa. Poi la svolta con il Bob, che porta entrambi a Sochi a vivere la prima Olimpiade della carriera. Sono molto curioso di trovare un bell'ambiente, una bella atmosfera, e ovviamente ci saranno giorni di tensioni sotto gara, quello è normale, ma sono davvero contento, ancora non riesco a crederci, finché non sarò là, non so, è quasi un sogno, diciamo. L'emozione è sicuramente è molto forte, c'è una grossa emozione, ma anche una grossa determinazione e motivazione a far bene. Ora, la prossima settimana credo che con tutto il resto della squadra ci troveremo un raduno per affinare, diciamo, gli ultimi particolari tecnici prima di partire per Sochi, e vogliamo andare lì per il nostro obiettivo, diciamo, rientrare nelle prime 10 posizioni. E il livello è molto alto, la concorrenza è molto forte, però diciamo, abbiamo fatto dei grossi passi avanti nell'ultima parte di stagione, e quindi andiamo lì, insomma, cercando di giocare le nostre carte nella condizione migliore. L'obiettivo degli azzurri, come hanno spiegato Frullini e Costa, è quello di rientrare nei primi 10 migliori equipaggi olimpici. Grandi risultati, hanno spiegato, gli atleti si ottengono solo allenandosi per sincronizzare al meglio i movimenti, le spinte, la dose di adrenalina da mettere in quel minuto da correre sulla pista oltre 100 km orari. E per far questo, dicono Frullini e Costa, ci vogliono gli impianti, e questi in Italia purtroppo sono molto carenti. Per noi in questo momento non è semplice allenarci, diciamo, facciamo parecchio in palestra e nei campi di atletica, anche lì all'Elba, cioè, ho la struttura, quindi mi va abbastanza bene, però spesso andiamo all'estero a fare raduni estivi e anche invernali prima della preparazione, perché ovviamente qua abbiamo pochi impianti. Il Bob che gli azzurri porteranno alle Olimpiadi è nuovo, nuovi materiali, tecnologia avanzata. Altro fattore importante per essere competitivi, hanno spiegato gli atleti, insieme alla conoscenza della pista, del campo di gara olimpico che Costa e Frullini hanno già avuto modo di testare. Il pistino di Sochi è molto tecnico, parlo del pistino di spinta. È anche abbastanza corto, quindi la spinta richiederà molta intensità. È anche una pista abbastanza tecnica dal punto di vista del pilota, però appunto ci sono tanti equipaggi molto vicini che si giocheranno la vittoria. Noi cercheremo di non essere troppo lontani da loro. L'equipaggio del Bob a 4 azzurro, guidato dal tecnico Antonio Tartaglia, è composto, oltre che da Frullini e Costa, anche dal veneto Simone Fontana e dal pilota bellunese Simone Bartazzo. L'appuntamento adesso è per il 22 e il 23 febbraio, giorno in cui l'Italia giocherà le sue carte in Russia.